presentiamo i nostri ospiti. Aldo Forbice, conduttore responsabile di un punto di riferimento della radiofonia italiana su Radio 1, Zapping. Buongiorno. Sara Santostasi, attrice, protagonista del film Balla con noi, da ieri sugli schermi. Valerio Rossi Albertini, responsabile di divulgazione scientifica del CNR. Margherita Carlini, criminologa. Buongiorno. E una vecchia conoscenza, il dottor Pino Capua, direttore del servizio di medicina dello sport dell'ospedale San Camillo di Roma. E allora, Kate Middleton ha superato a pieni voti il confronto con Michelle Obama e piace a tutti, anche ai giovanissimi. Sara, tu a pieno titolo puoi fregiarti ancora per molto tempo del titolo di giovanissima. Perché piace tanto sta Sara Middleton? Ci piace tanto e anche Kate, perché piacciono tutte e due. Beh, perché è una ragazza giovane, fresca, e sembra molto in gamba e dà un sacco di sicurezza, sembra molto amabile, si guarda e si fa piacere, e quindi penso sia questo il lato che viene visto in miglior modo. Questo è un giallo di famiglia dove le colpe vanno al di là delle responsabilità poi del codice penale. Pino, che idea ti sei fatta di questa famiglia? Una sottocultura enorme, Tiberio, e c'è proprio un disprezzo di qualsiasi valore. Evidentemente alcune gelosie, alcuni rancori, qualcosa che cresce nel tempo, che porta davvero a un momento in cui non si riconosce nessun tipo di rispetto neanche per la vita umana. Sara e poi Aldo. Io rimango sempre senza parole. Cioè, è assurdo che dopo tutto questo tempo ancora non si è arrivato a una soluzione. E abbiamo visto tanti pianti da parte di tutta la famiglia. E mio marito è innocente, mia figlia non c'entra niente. Tutta una serie di falsità che arrivati a un certo punto... Aldo. Abbiamo ancora una volta argomento, parliamo della carica di meduse che ha invaso il Mediterraneo. Sembra che le meduse non se ne siano andate nemmeno d'inverno. E allora... esiste qual è il rimedio migliore, quello che funziona quando si ha la... Quello che sentiamo adesso ci mette ansia, preoccupazione, insieme al costume da bagno, il bermuda, comprare l'ammoniaca, cioè quello portarsi che sempre poi l'ammoniaca nella borsa da mare, perché è l'unico sistema per sfiammare subito. Scusami, i filamenti. Non siamo in televisione, ma insomma è una pratica che poi si usa tra i sub. Io non lo volevo dire. No, no, però... ma nel caso in cui non si abbia l'ammoniaca, a fare la pipì fare sulla la pipì. Parte... Sì, sì, in televisione a quest'ora magari giustamente... ho capito, vabbè. Detto, però è così. Sara ha un altro ingrediente. C'è un'altra opzione. Vabbè, io abitando al mare sono... Prego. Esperta. Le pietre calde. Un grosso sasso. Quelle caldo. Per le tracine, per le tracine, ci sono delle differenze. Sì, anche perfetto, sì. Quindi le pietre calde, oppure mettere il piede o la parte nella sabbia, nella calda. Sabbia. Se c'è la sabbia, esatto. Se c'è la sabbia. Bom. E se c'è la pietra calda. Rimaniamo, infatti, rimaniamo sempre in tema. Sì. Salutando prima i nostri grazie. Ospiti e ringraziandoli. Grazie per essere stati con noi. Davvero, noi raggiungiamo.